Mr. Comi per Milan TV. Un bacione a tutti, un bacio Rino, spacchiamo tutto. Brr. Milano palla, la mia baciata, in tempo per la cena, ci conosciamo appena, ti guardo squaglio guanta, andiamo in pasta, gli squali mi basta, avanzo la mia astronave. Sono intanto nato e cresciuto con molte donne in famiglia, principalmente per quanto riguarda il nucleo si parla di mia madre e mio fratello. Metà campano, metà siciliano, nato a Milano, insomma un bel subbuglio. Ho il sangue tra le nocche, la faccia nel cesso, una maschera di colpe, una parca di tempo. Hai mai sofferto, hai mai lasciato perdere, non hai mai sofferto, mai già lasciato perdere. Nasco in Calverate, in case popolari, un quartiere che dista 10 minuti dal centro, dal Duomo, e quindi ho visto un po' entrambe le facce. Mia nonna ristoratrice da una vita, per una vita. Per questo motivo decido comunque di fare l'alberghiero dopo le medie. Quindi so molto bene che cosa vuol dire lavorare, proprio perché ho lavorato per quanto sia giovanissimo e tuttora lavoro più di quanto lavorassi prima. Ho fatto da lavapiatti al cameriere o il muratore. Pensavo che quello fosse duro, però quello che faccio con la musica è parecchio, ti prende parecchio. Mi aprono le porte, la macchina, il back, nel mio castello di carta, una partita persa. Hai mai sofferto, hai mai lasciato perdere, non hai mai sofferto, mai già lasciato perdere. Però non pensavo che la musica richiedesse tutto questo cuore e tutto questo lavoro di conseguenza. Hai mai sofferto, hai mai lasciato perdere, non hai mai sofferto, mai già lasciato perdere. Passo, ci sto, da un po' un salto nel vuoto, scendo in ciabatte. C'erano queste compagnie da 50 persone, c'era Piazza Grandi Alta con i più grandi, 100-150 persone, i motorini sulle piazze. E noi eravamo in Piazza Grandi Bassa, la piazza un pochettino più piccolina, con i giochi dei bambini. Mi sento fortunato perché ho conosciuto di tutto. Gola secca, senza senso, nel frigo bar mi fiondo per primo guardo. Arrivo da una scuola come quella di Marrakesh, piuttosto che, quindi ho sempre sentito una certa responsabilità. In italiano andavo molto bene, era forse l'unica materia in cui andavo bene. Qual è il mio mondo? Lo vorrei sapere anch'io. Lo sto cercando e ho la fortuna di cercarlo tramite la musica. Pazzo nuovo nel disco, mentre mi segui con la coda dell'occhio, io mi gioco la faccia, poi sto tempo riposo. Ho scoperto una vena più creativa, più fantasiosa, l'ho scoperta a 21 anni, quando parallelamente lavoravo tante ore, vivevo da solo perché a 20 anni stavo già vivendo da solo. Nel frattempo facevo musica, quindi io andavo al lavoro col pensiero che finisco alle 11:30 di sera e devo andare in studio perché so che c'è lui e quell'altro, chissà cosa stanno combinando, chissà cosa mi sto perdendo. Quando dormivo 3 ore a notte, poi andavo a lavorare alle 9 del mattino, 9:30, dovevo essere a lavare questi piatti o a sgusciare questi fantastici gamberi. Quando mi rendevo conto che avevo le forze di scrivere, andare in studio la notte, poi svegliarmi alle 8:30, prendere il tram, il 12, per andare in Corso Magenta, allora ho detto c'è qualcosa di più grande che ancora non conosco bene, ma voglio conoscerlo. Un pezzo un po' più romantico, proprio perché sono un romanticone, però perché in quel momento ha tirato fuori in me una sensibilità che non pensavo di avere musicalmente. Alla fine la musica è questo: io sono per strada, sta litigando una coppia, sta litigando il padre col bambino, stanno invece sorridendo, e quella cosa lì influenza poi il mio. Io, se adesso fossi arrivato da una situazione strana, avrei scritto qualcosa di strano. Io ho fatto l'invernale, sono uscito a settembre con l'album, si chiama Io in Terra, e ho fatto 3 mesi tour invernale, torno poi giugno, luglio, agosto e settembre, e c'è stato un bordello, forse abbiamo fatto anche meglio e già andò molto bene in inverno. Non sono show ancora veri e propri, è il classico live rap DJ artista. Consigliano Io in Terra come nuovo. Io in Terra arriva dopo Da Zen Solen, che è il mio primo EP, che è un mezzo album, che è quello che poi è stato Ossigeno per luglio. Lì mi stavo ritrovando, arrivavo da un periodo strano della mia vita, quindi stavo ritrovando me. Da Zen Solen riprende un pensiero di Heidegger, vuol dire esserci, ritrovarsi, trovarsi, forse anche a volte, forse io, per me era più un trovarsi. Racconto chi sono, intanto lo capisco addirittura, quello da cui arrivo e quello che musicalmente in quel momento posso dare. Ossigeno arriva in un momento dove ho bisogno di respirare, quindi gioco un po' su questo fatto. Decido di usare questi 6 brani che ho accumulato col passare del tempo e le affianco a questo libro. Rifiato, capisco che cosa voglio fare con il mio secondo vero e proprio album, che è quello a cui sto lavorando, che uscirà. Non mi stress.
passare prima di un live, mi serve aria. Conosco la data di uscita, ma se l'album non prende la piega che io voglio far prendere, non esce, perché il secondo album per me in questo momento è fondamentale. Sarà strano, sarà apertissimo musicalmente, più suonato, questo posso dire. I live my life like a king, living with no pressure, hustling like I don't know better. La roba che ha fatto Kevin spacca alla fine, c'è una bella produzione dietro, il regista, se non mi sbaglio, è pure un fenomeno, motivo per cui il video è una bella, una roba interessante. Tanto parte dal fattore di interesse proprio nei confronti del brand in sé e anche di una certa stima a Renzo Rosso in sé, come no. Si scopre appunto che sono tifoso del Milan e da cosa nasce cosa. Ci fu questo interesse da parte loro nel vestirmi. Tu hai la vita che sogna chiunque, te lo leggo negli occhi, assurdo. È che non sai come porti. Mi ha fatto un effetto strano, assurdo, proprio perché io andavo da piccolissimo, mio fratello mi portava, poi lui andava in curva realmente. Quando andavo io, che avevo magari 9, 10, 11 anni, andavamo magari in arancio piuttosto che. È stata un'emozione forte, per quanto sia forse una piccolezza, ma in realtà non è vero. È stato bello. Mi ricordo l'ultima volta a Milano a Roma, adesso. Sono impazzito abbastanza. Poi io cerco, sai, comunque avevo di fianco un fan. Non è che mi imposto, Però sai, non ti senti libero come vorresti, come quando sei a casa, eccetera. Però insomma è stato figo. Ciò che è tornato non lo penso davvero. Mi girassero di più, sarei più umano, più o meno. Alzo il cappuccio, sono giudate. Pensarci un anno fa strano per. Mio fratello, ma però me lo ricordo bene, c'era Serginio, era Coppa Italia, comunque, una roba tranquilla. E avrà avuto 9-10 anni. Mia madre era spaventatissima, mio fratello comunque un bel matto in senso buono, super tifoso, lui andava ad ogni trasferta. Sport in generale è stato l'unica mia via d'uscita. Mio fratello ha sempre giocato a calcio, si emula da piccolini. Quindi io lo vedevo, volevo diventare anche forte. Ho giocato da 11 a 7. Col passare del tempo poi mollai. Ho la mia cara, sono via, sai, pensi mica male. Mi iscrissi a Muay Thai, che mi cambiò la vita, psicologicamente davvero. Ebbi la fortuna di conoscere questo maestro che tuttora mi allena, molto spirituale, perché parte da quello, ma ogni sport si parte da disciplina, io avevo bisogno di disciplina nella vita. Da lì ho iniziato a leggere, mi sono appassionato al mondo orientale. Come vedo il Milan questa, io sono sempre una persona ultimamente, negli ultimi 4-5 anni, positiva, che periodo così negativo, ma neanche così positivo, proprio perché io mi sono poi appassionato, ho vissuto proprio il momento più forte, forse la rosa più forte della storia del Milan, credo. C'erano Stinest e Maldini che erano insuperabili. Mi conosci da un botto e non sei più che di fronte, ho spento l'iPhone apposta. Pirlo, Seedorf, Gattuso, che era. Ma rivedere Kakà a Milan Roma mi ha fatto stranissimo, mi ha ricordato un botto di cose. Io davvero piangevo, Io a Istanbul, quando mio fratello mi mandava i rigori, i video, perché lui era lì. Io stavo piangendo come un matto. Cioè, a fine partita, quando mi sono reso conto che era finita, ho pianto 2-3 giorni. Non volevo andare a scuola, mia madre è impazzita. Cioè, mia madre era spaventata anche da questo mio cuore, no? Poi è una cosa bella, Però forse fin troppo. Da lì, non perché avessimo perso o meno, però ho detto, cavolo, ma posso essere così influenzato? Allora magari c'ho un attimo, mi sono un attimino, poi sono anche cresciuto, quindi adesso c'è un po' più di serenità. Oh mamma fanno, mamma quando passo fanno, mamma fanno, mamma giù in quartiere fanno, mamma fanno. Senti, molti ragazzi della tua età ascoltano rap, hip hop, trap, ti piace anche a te o sei su un altro mondo? Io... Però uno che magari in particolare mi piace è Ercomi. Come? Sì, o vabbè. Poi beh, c'è Guè. Vuoi sapere cosa sentire ascoltarmi in cuffia? Come tu farsi mezzo paro. Cultrone, penso ad Omama come promessa, perché in quel periodo poi storico io mi sentivo ed ero anche vissuto come promessa. Con lui ci scriviamo ogni tanto, adesso dovremmo beccarci, lui comunque è molto impegnato, io ho avuto il tour, è stato impossibile proprio organizzare qualsiasi cosa, però ci sentiamo e lui comunque ascolta la mia roba, ti fa piacere. Lo stesso Romagnoli, no, Romagnoli direi, guarda che arriva appunto per questo motivo di posizione. Ora
Higuain, direi Milano balla la mia baciata, che è una rima che è in Milano baciata. Cosa dicono di me? Di sopra ci sto già da un po'. Per la posizione in cui è Gattuso, mi viene in mente il pezzo Solo, il titolo, dove dicono il ritornello, è molto banale, però è davvero quello che è. Cosa dicono di me? Di sopra ci sto già da un po'. Allora, se vogliamo, leggendariamente Gattuso è rappresentato per questo. Hey, metro di paragone in persona. Sceva, metro di paragone in persona, in Brr Brr, che è una canzone sempre dell'ultimo album. Sto sulle mie. Sai quando giocavi al mondialito, che sceglievi il calciatore da piccolino? Io scevo, sempre Sceva. Poi c'è stato un momento invece dove era Kakà il mio prediletto. Però Sceva proprio per me era tutto. Brr.